Allora, oggi vediamo un po' come andare a cambiare, per esempio, le scritte, immagini, quello che è, insomma, come andare a modificare in WordPress, sia che con temi a pagamento che non, insomma, in WordPress in generale, quelle parti non modificabili direttamente dal backend, quindi dall'interfaccia di WordPress. Allora, vediamo innanzitutto come funziona. Cioè, allora, per esempio io sto facendo questo sito qua per un cliente, che è una specie di subito, di Kijiji, specializzato per aziende. Comunque non importa, la cosa che importa, eccolo, vediamo qua, come visto in un video precedente, sono riuscito, installando il language pack, a cambiare il grosso, perché il template in inglese e a me serve in italiano, quindi senza andare a modificare pezzo per pezzo con language pack, come vediamo qua il grosso l'ha cambiato. Ma se per esempio io voglio andare a cambiare qua queste scritte qua nel footer, come ho già fatto in parte qua, come si fa? Bene, andiamo a vedere. Allora, andiamo nella nostra interfaccia WordPress, e andiamo su aspetto e dopodiché editor. Benissimo, allora qui sulla destra vediamo, allora in pratica WordPress divide tutto in fogli PHP, ok? E noi da qua, eccoli qua che si vedono, li vediamo tutti, quindi da qua uno per uno si può andare a modificare dei parametri. Se conoscete l'HTML o il PHP, sicuramente avvantaggiati. E andiamo a vedere innanzitutto per esempio nel footer. Allora io per esempio in Mozilla con CTRLF faccio uscire la barra di ricerca, digito footer ed ecco qua che me lo trova subito, theme footer, footer.php. Benissimo, quindi ci clicchiamo sopra e andiamo a vedere. Ok, qui potete fare la stessa cosa di ricerca, per esempio qua vediamo Powered by. Ecco, una cosa importante che non ho detto è questa: fate un backup prima in FTP o con i plugin, quello che vi pare, insomma. Io personalmente li faccio in FTP, ma farli in entrambe le soluzioni, sia con i plugin che copiando le cartelle, penso sia una buona soluzione. In ogni caso, io per evitare che capitino cazzate, copio anche il codice e lo rincollo in un normale foglio di testo, giusto per averlo lì a portata se succedono casini. Bene, quindi vediamo lì questo. Per esempio andiamo a cambiare la scritta, quindi Powered by. Allora torniamo un attimo di là, quindi andiamo a vedere cosa c'è. Powered by WordPress, vediamo qui che è separato perché WordPress è poi un link cliccabile, che noi andremo a eliminare, e magari ci metterò la mia pubblicità qua per vedere. Ok, per adesso interessiamoci del Powered by. Ok, e scriviamo sito creato da, anche se io lascerei Powered by, comunque giusto a titolo didattico andiamo a vedere. Allora eccolo qua, quindi Powered by ci diventa sito creato da, ecco qua. Quindi cosa facciamo? Aggiorniamo il file, torniamo alla pagina. Allora eccolo qua, rifresciamo un po' la pagina e come vediamo si è cambiata la scritta, quindi semplicissimo anche per chi non capisce nulla di PHP. Si tratta semplicemente di andare a cercare delle stringhe di testo. Ok, io qua rimetto il Powered by. Detto questo, e riavvio non fai perché lo voglio come prima. Qua vediamo un attimo la lista, cioè c'è davvero tantissima roba, cioè si può andare a personalizzare div per div la cosa. Qua c'è l'header per esempio, ovvero la parte in alto del sito, l'index, le sidebar, tantissime cose. Ma andiamo a vedere come personalizzare la pagina 404, che è la pagina di errore del sito. Ecco qua, quindi di nuovo abbiamo trovato subito, senza neanche usare stringhe, oops, page not found. Andiamo a vederla, io ne avevo preparata una già qua.
Eccola qua, ops, pagina non trovata. Benissimo, andiamo sempre a cambiare. Andiamo a cambiarlo. Ecco, vediamo una cosa interessante. Qui ci segna page not found, ma grazie al plugin che ho installato, questa parte è già in italiano. Ok, quindi qua, anche se nella pagina c'è scritto ops, pagina non trovata, faccio vedere, e noi al posto di page not found ci scriviamo, non lo so, tua sorella, andiamo a vedere cosa succede. Allora, aggiorniamo il file. Tra l'altro, avrete visto, mi sono dimenticato di salvare in un foglio di testo come ho fatto prima, adesso che siamo passati alla 404, ma sono abbastanza sicuro di queste piccole modifiche. Comunque sconsiglio di farlo, soprattutto a quelli alle prime armi. Detto questo, vediamo cosa succede lì se noi andiamo a scrivere. Ecco, vediamo che infatti, ups, tua sorella. Benissimo. Beh, il cliente di sicuro non vuole questa scritta qua, e torniamo con ups, pagina non trovata. Ecco, questo era solo per aprire un appunto. Adesso facciamo così, vediamo un piccolo trick. Andiamo a mettergli un'immagine con il HTML. Allora, qui abbiamo pagina non trovata, sotto c'è scritto la pagina l'annuncio che stai cercando di raggiungere non esiste più. Bene, quindi andiamo a vedere dov'è quel. Ecco, sarebbe sempre in inglese the page eccetera eccetera, questa stringa qua. Bene, noi vogliamo sotto la stringa mettere un'immagine, quindi indentiamo. Ok, quindi gli mettiamo un img s spazio src uguale, e apriamo due doppie virgolette. Poi andiamo a cercare una foto, per esempio scriviamo ops su Google. Benissimo, allora vediamo con una come ci esce. Okay. Vediamo un po', cambiando di una O vi faccio notare che cambiano di molto le foto. Ok, comunque scegliamone una a caso. Non lo so, ecco qua, qua c'è Homer Simpson che fa Dow. Mettiamo di questa qua per adesso. Benissimo, cosa facciamo? Prendiamo la URL, copiamo l'indirizzo e andiamo qua nel tag appena creato, quindi quell'img spazio src, che è il tag HTML per inserire immagini nei testi, nei siti, scusate. Ecco, e quindi l'abbiamo messo. Chiudiamo il tag. Chiudiamo un attimo il percorso maggiore, minore, non mi ricordo mai. Ok, quindi adesso salviamo e andiamo a vedere cosa succede. Se il tag è scritto bene, dovremo vedere una foto. Eccola qua. E quindi con una semplice stringa HTML abbiamo già aggiunto un'immagine. Ovviamente questa è la prima che ho trovato e non è niente di che. Questo era giusto per far vedere quanto è facile personalizzare qualsiasi aspetto di WordPress, semplicemente andando a modificare il codice. E ripeto, non c'è bisogno di essere dei fenomeni col codice. Certo, conoscere l'HTML e il CSS, soprattutto questi due linguaggi, aiuta sicuramente. Sotto nella descrizione comunque trovate diversi link con diverse guide, riferimenti e anche a video precedenti sull'argomento. Ciao a tutti!